Bella a tutti ragazzi e benvenuti un'altra volta nel mio bellissimo canale Fai da te. E intanto devo ringraziare a quei 101 persone che si sono iscritte al mio canale. Vi chiedo intanto un grandissimo ringraziamento e un grandissimo abbraccio. Continuate sempre a seguirmi nel mio piccolo canale che io faccio. Ora passiamo direttamente al progetto di oggi, che sarebbe un bellissimo portaghi per sarta. L'ho fatto, l'ho creato io, ora voglio farvi vedere come l'ho creato e ve lo spiego. Intanto andiamo a vedere il portaghi che ho prodotto, che ho fatto. Praticamente il portaghi è questo qui, come potete vedere c'è un piccolo portaghi che è reperibile in qualsiasi negozio che voi volete, costa poco, 1 euro questo portaghi mi ha costato. Poi che cosa ho preso? Ho preso queste due staffe a L, praticamente una l'ho messa qua e una l'ho messa al contrario, che è qui sotto. Ovviamente potete vederlo anche di dietro che ci ho messo un bullone da 4 mm. Ovviamente ho aggiunto una cosa per abbellire il mio portaghi per sarta, ovviamente ho messo 3 calamite che possono essere utili a fare mille cose, per esempio come appoggiare delle forbici, appoggiare un cutter, oppure appoggiare quello che voi desiderate e volete, per esempio potete anche mettere degli aghi, potete mettere delle forbici, tutto quello che è necessario. Avete qui un, diciamo, dei 3 bellissimi calamite dove voi ovviamente volete, potete appoggiare il tutto. Questo è il porta aghi, ve lo faccio vedere nelle varie prospettiva, ve lo faccio vedere che è anche troppo abbastanza bello questo porta aghi, come potete vedere, bellissimo. Ok, allora, se volete, sempre se vi piace il video, ovviamente un mi piace è sempre gradito. Se volete potete sempre commentare nel reparto commenti, che vi dà ovviamente il reparto commenti. Se vi piace mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima spiegazione del prossimo progetto. Da parte di Giuseppe Formica, fai da te è tutto. Bella raga!